Sì, devo dire che quest'anno è andato, tra virgolette, molto meglio dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo fatto un'unica denuncia, rilevante, che è una denuncia, per quanto riguarda, l'ingresso all'interno di un nostro sito, quindi il cimitero monumentale. Diminuiscono i furti e le aggressioni all'interno dei cimiteri aretini. Una sola denuncia è stata infatti presentata in tutto il 2017. È questo il bilancio degli ultimi 12 mesi di Arezzo Multiservizi, azienda partecipata che si occupa della gestione di 54 cimiteri. Devo dire che dal punto di vista, tra virgolette, delle aggressioni che succedevano all'interno dei cimiteri, sono calate totalmente. Inteso per aggressioni, la persona, ad esempio, che sta pregando presso la tomba del marito, della moglie o del proprio caro defunto, molte volte è capitato che c'erano dei malintenzionati che gli strappavano la collanina o se no il classico scippo. Devo dire la verità, questi sono calati in maniera drastica, anche perché abbiamo utilizzato con delle risorse di Arezzo Multiservizi del proprio personale che ha vigilato all'interno dei cimiteri, ma quasi anche fisso in determinati cimiteri, proprio per permettere alla gente di essere tranquilla mentre va a trovare il proprio caro. Inoltre abbiamo cercato anche di educare la cittadinanza, faccio un esempio per tutti, abbiamo cercato sempre con le stesse persone che ci controllavano i cimiteri fissi di far sì che l'utente capisse che ad esempio l'acqua che è presente all'interno del cimitero non venisse sottratta, ovvero in alcuni cimiteri la dobbiamo portare noi perché non arrivano le acque, invece in alcuni cimiteri c'è la classica fontanina che purtroppo in molte occasioni abbiamo riscontrato che venivano a fare approvvigionamento ditte edili, ditte agricole. Ovviamente questo non poteva più essere tollerato da parte dell'azienda perché abbiamo un costo e quindi è giusto che ognuno faccia con il proprio, non con i soldi pubblici. Nel primo anno della nuova gestione di Arezzo Multiservizi, che vede Luca Mendola come amministratore unico, l'attenzione si è focalizzata non solo sul cimitero cittadino, ma anche in quelli delle frazioni, grazie ad interventi già effettuati ed altrettanti attualmente in fase di appalto. Sono stati fatti determinati lavori importanti, soprattutto nel cimitero di Giovi, abbiamo rifatto la pavimentazione nel cimitero di San Leo. Questo al fine di far fruire l'utilizzo del cimitero in maniera molto sicura e tranquilla, perché la pavimentazione è molto importante all'interno dei cimiteri, poiché le persone per andare a trovare il proprio caro all'interno dello stesso, magari in un forno alto, devono utilizzare dei carrelli e se la pavimentazione non è perfetta, ovviamente si possono provocare dei danni e delle cadute. E sono stati fatti altri interventi sempre nei cimiteri extraurbani, vedi anche il cimitero di Calbi. Il cimitero di Calbi è la parte cimiteriale dopo Gragnone e Bagnoro. Abbiamo appaltato dei lavori che permetteranno la realizzazione di un parcheggio con dei posti auto al fine che le persone evitino di camminare lungo la strada per entrare all'interno del cimitero. Inoltre abbiamo sempre dato mandato per la realizzazione al cimitero di Rigutino dei servizi igienici e questa era una richiesta che proveniva dalla cittadinanza e è stata accolta ovviamente dall'azienda in quanto il cimitero è leggermente dislocato dal centro cittadino, quindi se una persona aveva una necessità ovviamente era un problema. Invece in questo modo qui avranno il bagno anche presso il cimitero di Rigutino.